cerco un po' di amicizia con la famiglia, tanto è vero che abbiamo chiamato a concertare e ricordare questo artista, e dico sempre uno dei pochi, forse che ho forse. Degni di ogni trovato, sia per la fede che forse, sia soprattutto per il testamento, certamente non conoscete il testamento. Ve lo lascio voi come ricordo. Ha detto, e lo dice quando uno scrive il punto di morte, e sapete che è morto il dottore, ecco, vuol dire che era sincero, dice, raccomandate, pregate la Madonna, invocatela nei momenti di difficoltà. Ve lo lascio proprio come ricordo di noi. Nei momenti quando ci troviamo un po' in difficoltà, sappiamo che c'è una madre, dice, avevo due madri. La prima è morta quando ero un bambino, l'ho conosciuta poco, ma poi c'è l'altra mamma e la morte. Invocatelo, qui ci sono proprio le sue precise parole, pregatela incessantemente, supplicatela, vogliatele bene, vedrete che anche nei momenti di difficoltà non vi sentirete mai soli. Ecco, lo lascio come ricordo divino e offriamo al Signore questo sacrificio di Eucaristia, perché se ha ancora qualche mancanza, se c'è ancora qualche cosa da purificare, ecco, attraverso il sacrificio di Cristo, sia purificato. Sia già che ce lo vogliamo. Fanno gioire il cuore, il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Le parole del Signore sono vita. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. Grazie.